qualche turista a spasso per l'Aquila, ma il Welcome Point in Piazza Duomo, che dovrebbe essere il punto informativo proprio a disposizione dei turisti per dare cartine, per dare anche delle informazioni utili per visitare la città, è chiuso come vedete. È una questione questa che purtroppo si trascina da anni e che però è difficile da accettare in un capoluogo di regione che pian piano, con tante difficoltà e a piccoli passi, sta tentando di rinascere. Una struttura chiusa da tempo, di proprietà del consorzio commercianti del centro storico dell'Aquila, gestita egregiamente quando è servito dall'agenzia di viaggio del Touring Club Italiano. Un'attività dunque privata e non comunale, struttura di cui più volte ci siamo occupati dal momento che troppo spesso i turisti che giungono all'Aquila la trovano chiusa. Eppure dovrebbe essere un servizio importante di informazione, di riferimento per alberghi, escursioni e anche ora che l'estate ancora non entra nel vivo, nel fine settimana c'è movimento turistico, ma il Welcome Point è chiuso. Il direttore del Welcome Point ha già spiegato che l'apertura è stabilita dalla loro agenzia in valutazione dei costi e delle opportunità anche per retribuire il personale che vi opera. Si tratta insomma in piena regola di un servizio privato e nonostante le prove di dialogo con l'amministrazione alla fine tutto è rimasto evidentemente così. Insomma, si capisce che pur volendo non si è nelle condizioni spesso di aprire per difficoltà economiche. Il Welcome Point dovrebbe essere in futuro al centro del progetto di Invitalia per il rilancio del centro storico. Forse quella sì, potrebbe essere un'opportunità, ma comunque all'Aquila un punto informativo funzionante dovrebbe esserci, perché sia un capoluogo di regione, perché vengono comunque turisti. Insomma, una situazione questa che appare inaccettabile ai più.